7, 8, 9, 10. Si apre il sipario. Gli attori rientrano in scena. Il lago è il luogo in cui si specchiano artisti e poeti e per raccontare le storie più belle. I sogni si rincorrono sulle rive per trasformarsi in un vortice di emozioni. Siamo ai campionati italiani giovani di triathlon con gli atleti più promettenti di questa disciplina. Atto primo, campioni d'Italia. Riprendere le gare comunque è stato molto emozionante perché erano 10 mesi che non gareggiavamo. Questo nuovo format era una sfida contro gli altri, ma alla fine anche personale. Questa non è la mia prima maglia, ma l'anno scorso ho vinto i campionati italiani di Aqualon a Porto Santo del Piglio. È stata una gara veramente diversa dal solito, perché comunque è una gara molto più mentale e nervosa rispetto alle altre. Vincere un titolo italiano è bello, è un bel effetto e ci provavamo da un po' e ci siamo riusciti. Indossare la maglia di campione italiano è sicuramente la realizzazione di un piccolo sogno, di un piccolo obiettivo. Ci vendemmia il sole. Chiudiamo gli occhi per vedere nuotare in un lago infinite promesse. I versi del poeta Ungaretti ci portano al secondo atto di questi campionati italiani. Tre sport, una disciplina. Triathlon è disciplina, è proprio un insegnamento di vita e comunque ti insegna anche delle buone abitudini sulla salute, comunque come tutti gli sport. E io l'ho iniziato perché lo faceva mio fratello. Essere un triatleta vuol dire nuotare come un nuotatore, ma correre come un podista e pedalare come un ciclista. La frazione a cui mi sono legato di più è la corsa, sicuramente mi sono affezionato. Dopo il lungo lockdown si ritorna a gareggiare per una performance sportiva tutt'altro che teatrale. Qui, dove fatica e impegno vengono ripagati da una medaglia. Sono emozioni scintillanti quanto l'impegno che ci porta oltre i nostri limiti. Atto terzo. Il triathlon non si è fermato a Lovadina di Spresiano. Anzi, è ripartito. Dopo la prima gara comunque non l'ho più mollato. Questa ripartenza la sto vivendo molto bene, in quanto possiamo gareggiare finalmente dopo diversi mesi, e questo mi fa sentire abbastanza felice e riesco finalmente a dare il massimo in gara. È una grande gioia di essere ripartiti in una location che si presta in maniera veramente importante a manifestazioni giovanili, proprio per la sicurezza che dà. Gli atleti si apprestano alla zona cambio come attori dietro le quinte. Per Shakespeare, tutto il mondo è teatro e gli uomini e le donne non sono che attori con le loro uscite e le loro entrate. Vale anche per il triathlon, quando si arriva nella zona cambio. Atto quarto. Sliding doors. Quest'anno poi era molto più dura perché ero reduce da un infortunio all'anca che mi ha fatto star ferma quasi un mese. Non ero al top, ma oggi sono riuscita comunque a portarla a casa. In una gara di triathlon non ci possono essere imprevisti e questa volta ho nuotato più piano delle mie caratteristiche, quindi ho dovuto un po' rimediare nel dopo. E quindi in bici, spingendo di più in bici e soprattutto nella frazione di corsa. Ultimo atto. Il cammino per diventare grandi è ancora lungo, ma le basi promettono bene. Si chiude il sipario con un sogno di una notte tra le stelle del triathlon. Fare sempre un gradino in più rispetto al precedente,
e crescerli proprio non solo come atleti ma anche come persone. Da grande spero di fare il triatleta come adesso, forse meglio, magari meglio. Nei prossimi anni devo finire il mio programma di crescita e quindi arrivare magari a fare gare importanti, magari anche Coppe del Mondo, WTS. Io spero comunque di proseguire col triathlon e comunque anche con lo studio, di andare avanti anche in maniera abbastanza professionale. Duro destino è l'avere un destino, dice l'Ariosto. Il predestinato avanza e i suoi passi non possono portarlo che là, al punto d'arrivo che gli astri han fissato per lui, magari verso l'Olimpo del triathlon.